Soprattutto per l'ultimo suo nuovo video, sto aspettando che la crema si asciughi più o meno. Tutto, guarda che bello! Sta guarendo sempre di più. È veramente meraviglioso. E poi così non vedete bene, ma è tutto sfumato, adesso è pieno di crema. Vabbè, intanto sto col braccio così perché ho cambiato crema e adesso uso Bepanthenol. Perché l'altra crema mi è caduta nel cestino. Sì, Sara. Praticamente, cioè, non c'era tantissimo dentro perché essendo una crema idratante l'ho usata anche per qua. Perché ho attaccato il cerotto, non so di cerotto, di, diciamo, non cerotto, come si possa spiegarvelo, di scotch cerotto per tenere ferma la pellicola i primi 3 giorni e mi ha scoriato tutta la pelle, quindi ho usato la crema che usavo per il tatuaggio, anche per il braccio. E quindi mi è finita prima. Mi mancava tanto così, praticamente. Cosa c'è? Butto la scatola. Mi sta andando anche via la voce, molto bene. Butto la scatola, peccato che non faccio in tempo a prendere il tubo, cade anche dentro le bucce di banana. E adesso l'ho detto affanculo, tanto mi sono comprata la Bepanthenol, che come notate è anche più grossa. Però l'unica cosa è che è molto più spessa e quindi non si assorbe nemmeno a pregare in giapponese. Quindi devo aspettare che si asciughi così all'aria. Poi dopo un po' che vedo che si scioglie, ho la patina meno bianca. Dopo questo sproloquio sul mio tatuaggio possiamo andare avanti. Non ho nemmeno qualcosa per appoggiarmi qua perché il tavolo non è che sia il massimo della comodità assoluta. Vabbè. Non ho proprio niente. Ma no, perché tutto il resto è peloso, ecco. Il mio amico cuscino. Voilà. Non so, non vuole spiaccicare lì la crema addosso. Beh, tanto è crema. Allora, iniziamo un po' questo video. Questo video si chiama, si chiamerà Quante carte ho? Non parlo di carte tipo queste qua, come la carta Viridead o la carta dell'S lunga, perché vi posso assicurare che uso sto card, ne ho davvero tantissime. Cioè, rendetevi conto che ho addirittura la carta per andare a mangiare il sushi. Ve la consiglio, è la carta di Hokkaido. Poi farò un video anche su queste. Però ci vorrebbe un video molto 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 lungo, perché ho tipo tutte le carte dei supermercati esistenti e inesistenti, quindi facciamo in un secondo momento. Questo è tutto il video sulle mie carte. Carte intesa come carte di credito, carte per prelevare i soldi, carte ricaricabili, carte di debito, carte di credito, tutti i tipi di carte. Tutto ciò che diciamo può dare soldi, pagare. Ecco, mettiamola così. Allora, partiamo dalla prima carta che ho avuto. Spero di ricordarmelo. Allora, si vedranno massimo i PIN, ma fregatevene, tanto soldi non ne ho. Quindi andate tranquilli. Allora, tra l'altro. Allora, la prima carta che ho avuto, tra l'altro, è pure scaduta. Quindi, perché è scaduta nel 2018, potete capire quanto la uso. Allora, tanto basta coprire il CCP dietro. Allora, questa qua, facciamo tipo così, ecco. Questa qua è la carta number one, che è appunto PostePay, come potete vedere. PostePay l'ho aperta, mi ricordo forse quando avevo 16-17 anni. Perché ho iniziato a viaggiare per l'Italia e quindi era la cosa più comoda per avere soldi. Quindi magari mettiamo caso che mi mancavano i soldi, dovevo farmi una ricarica, pagare online, per la prima carta che ho avuto. Infatti per questo è pure scaduta, devo chiamare il numero verde per farmela ridare. E se non mi ricordo male la prima ricarica era gratuita. E poi, se non sbaglio, costa 1 euro in posta ricaricarla 2 euro in tutti i tabaccai e bar abilitati. La potete pagare nei negozi con una normale carta perché ha appunto sempre il contactless, che è questo qua, questo cippettino sopra, lo appoggiate sopra e pagate semplicemente. PostePay penso di averla avuto da un tantissimo tempo, non l'ho più utilizzata perché poi ne ho avute altre miliardi di carte e quindi non l'ho più utilizzata perché secondo me le ricariche erano un po' costose in effetti, però la uso come metodo per ricevere soldi. Quando magari compravo delle cose, magari acquist che ne so, vendevo delle cose, le acquistavo, usavo molto questo. Magari quando vendevo le cose online, mi capitava, ad esempio, in un periodo ho venduto cose su eBay. Questo era quello che avevano quasi tutti. Quindi carta numero uno, che è carina, è gialla, devo farmela ridare, appunto è scaduta, ma io la utilizzo ancora perché quella Revolution non me la posso fare perché costa. E io adesso per adesso sono disoccupata o precaria, come volete voi. Ed è questa qua. Carta numero 1. Carta numero 2. Non si può pagare realmente nei negozi perché serve solo per prelevare ed è la penso che sia forse la cosa che ho attivato a 18 anni della carta libretto. Che sapete le poste italiane. La potete richiedere, è connessa al vostro libretto postale.
Non potete pagare anche se al chip serve solo per farla leggere al lettore. Potete prelevare a tutti gli ATM. Cane, cosa ci fa in camera? Vabbè. Il cane è entrato in camera, ma non mi chiedeva più il permesso, entra. Comunque, questa qua l'ho richiesta appunto. È uscita non subito, se non mi sbaglio, non c'era subito quando c'era il biglietto postale. L'ho richiesta appunto quando poi. Lì che c'è. Sei vicino a me. L'ho richiesta appunto quando è uscita perché vedevo che i miei ce l'avevano ed era comoda alla fine perché fa la cosa sempre in posta. Anche questa non la uso più tanto, anche se non è ancora scaduta forse. Scaderà l'anno prossimo, meno male. Perché allora i soldi ogni tanto sul libretto li metto, però se li metto non li prelevo. Che il senso è risparmiare. Il libretto di risparmio. Infatti non è manco il CCV, quindi cioè proprio serve solo per prelevare. Carta numero 2. Io la considero comunque una carta perché potete prelevare i soldi, però non potete pagare online, ovviamente. E siamo alla carta numero 2. Passiamo alla numero 3. Numero 3 che ho fatto, se devo andare in ordine, e se non sbaglio questa qua. Però prima di questa ce n'era un'altra. Questa qua della San Paolo, che è quella che coprirò assolutamente perché è quella che uso, diciamo, di più di tutte. È questa qua. Che è della Visa, l'India da San Paolo, ed è quella che è gratis, senza nessun costo. Per chi ovviamente ha meno di 30 anni, fortunatamente ancora non ho 30 anni, spero che estenderanno la cosa perché se andiamo avanti così. Ed è quella che uso di più, vedete quella più consumata, quella che uso di più per pagare dappertutto, posso prelevare anche dal mio tabaccaio per ora perché non mi hanno ancora messo le commissioni, quella che dove verso diciamo i soldi, non è che c'è mia, adesso per ora adesso c'è 6 euro sopra, quindi potete capire il disagio, e appunto al CCV dietro. E tutto il resto le e niente, prima di questa qua avevo l'altra che si chiamava tipo, non mi ricordo come si chiama, che era uguale identica a questa, se ci voglio coprire il codice, così. Solo che era tipo arancione. L'ho chiusa però perché diventava pagamento, era scomoda ed era più che altro una carta prepagata, diciamo, ecco così. E infatti poi con tutte le carte che ho, l'ho tolta e ho lasciato questa che a tutti gli effetti è un conto corrente, ho l'IBAN, posso pagare online, ho l'applicazione comodissima, a zero spese, mi metto su una soglia di soldi ovviamente, sempre la solita storia, e niente, quella che mi trovo meglio, quella che si collega a tutti i conti correnti, se non intesa San Paolo mi trovo benissimo. Terza carta, non, poi passiamo alla quarta che ho fatto, ci sto pensando. Allora, sono più o meno contemporanee, vi faccio vedere questa. Allora, questa qua è una carta che a tutti gli effetti potete pagare dove dappertutto, che vi coprirò sempre se riesco perché è enorme. E la carta Io Studio, che mi è arrivata praticamente alla fine dell'anno scolastico che ho fatto. È molto carina, è sempre delle poste italiane, sono andata ad attivarla. Il problema è che non mi è mai arrivato il PIN, quindi io qua sopra ho 5 euro bloccati. Cioè, già. C'è anche il Ministero dell'Istruzione. La uso più che altro per mostrarla quando vado al cinema, quando per avere gli sconti. Tutto qua. Perché sono studentessa universitaria, dovrei andare a richiedere al centro assistenza. Come mai non mi arriva mai il PIN? E ho 5 euro sopra, perché per attivarla ci volevano 5 euro. Già, e c'è pure i soldi sono bloccati, molto bene. Non so se 5-10 euro, non lo so. Comunque, era carina. C'è scritto anche il mio anno di nascita, ovviamente. E sopra c'è dei rumori strani. Dietro c'è il CCV come tutte le altre carte. Questa qua è la carta numero 4. Contemporaneamente ho fatto questa. Ta-ta-ta-ta. Se devo coprire sempre il codice, cioè, sarà tanto questa è quella che è bloccata. Quindi non è qua. Questa qua, che è la carta Hype, è bellissima questa carta. Mi piace un casino perché tutta è blu. Questa carta l'ho fatta perché chi le apriva il conto riceveva 5 euro, 10 euro. Subito, poi aprivo il conto, arrivava la penna, ti arrivava la carta, l'attivavo e ti arrivavano 10 euro. Poi l'ho usata molto spesso con il mio ragazzo perché la utilizzavamo per scambiarci i soldi, per pagare insieme le cose. Il problema è che lui si è bloccata per un limite immaginario che si sono inventati loro. A me non mi fa più entrare nell'app. Da quando ho cambiato il cellulare mi dice che le mie credenziali non sono vere. E quindi io ho la carta bloccata. Non che avessi i soldi sopra, penso di non avercene, avevo qualche centesimo forse, non lo so. Comunque sta di fatto che anche questa è bloccata. Carta numero 4. Però io ve la consiglio, sotto se riuscirò vi lascerò tutti i link per avere le carte. Con questa qua ancora valida, potete avere 10 euro se la prendete, non ha nessun costo, quindi vi arriva gratis a casa. E ogni persona che invitate vi danno un bonus, se non sbaglio 5-10 euro se non mi ricordo precisamente. Io e il mio ragazzo abbiamo fatto così per avere i soldi, però la utilizziamo perché essendo Mastercard e tutto il resto la potete ricaricare dal vostro conto, tipo San Paolo o quello che avete voi, e
Potete utilizzare per scambiarvi i soldi dai contatti proprio che avete. Vi esce fuori i contatti, quelli che erano la carta. La carta che mi è piaciuta di più di tutte è quella che sto utilizzando per pagare anche Netflix. Infatti, il mio ragazzo ci mettiamo i soldi sopra ed è velocissima, istantanea, che non devo nemmeno coprire questa. È ovviamente inglese e si chiama Unese. Infatti, tutti i dati li ha sul retro, quindi non c'è nessun problema. È bellissima, mi piace molto. Si vede già che è inglese perché vedete, non è orizzontale ma è verticale. Ha sempre il contactless e tutto. Non l'ho mai utilizzato per pagare in giro, però il mio ragazzo sì, si trova molto bene. E devo dire che io mi trovo bene per il fatto dei pagamenti online e tutto il resto, la uso molto per i pagamenti online. Questa qua anche. Adesso purtroppo non più, però se la volete richiedere gratis. Praticamente. Voi la richiedete, io vi lascio sempre sotto il link se riesco. La richiedete a un costo di 5 euro per la spedizione, ma essendo che vi regalano comunque 5 euro è gratis alla fine, vi arriva gratuitamente, non ha nessun costo. La ricaricate di quanto volete, potete poi scambiarvi soldi su tutte quelle sempre della rubrica che vi appaiono. Tipo, io vedo che c'è il mio ragazzo, c'è un'altra ragazza, e se dovete magari fare dei regali di gruppo, prima risolto. Ed è quella che mi trovo per adesso meglio. Dovete solo impostare euro, ovviamente. Ci vuole un po' di tempo perché vi arrivi. Mediamente, però, io la trovo molto comoda. Perché alla fine mi piace molto. L'unica cosa che, se non sbaglio, non mi ricordo se era questa o l'altra. Sì, tipo i 5. Sì, vengono dati tipo 5 euro di bonus. Che alla fine, detratti dai 4 euro qualcosa della spedizione. Alla fine, sì, ok, non avete il bonus né nulla. Però comunque potete pagare in tutto. Tutta l'Unione Europea, se non sbaglio, in tutta Europa e anche ovviamente in Inghilterra. E mi piace tantissimo, cioè mi trovo molto bene. Ci sono dietro i dati, la carta, tutto il resto, veramente bella. Vi lascio sempre comunque il link. E questa è la carta numero 1, 2, 3, 4, 5, numero 6. L'ultima carta che ho fatto, prima di questa qua ne ho fatto un'altra che non ce l'ho cartaceo, che si chiama Yap. Ovvero il controllo di Pay, che è una carta più o meno molto simile a IPE Monese, che praticamente ci devono un bonus di benvenuto di 5-10 euro, se non mi ricordo quant'era. Anche quella è molto carina, peccato che non c'è la carta in sé virtuale, non c'è la carta fisica, ma c'è solo virtuale. Anche quella la uso per pagamenti online, perché magari molte volte faccio acquisti o faccio scambi di cose, quindi ci mandiamo magari soldi con altre mie amiche, persone, e magari mi dicono hai Pay Monese, hai Pay, hai app, eccetera. Quindi allora in base alla carta che uno ha si spostano i soldi, ma è comoda, uno può comprare quello che vuole. E boh. Ultima carta che ho fatto, grazie a una ragazza che me l'ha consigliata, che mi davano un bonus di 5 euro, se non sbaglio, perché ogni persona che inviti danno ben 25 euro, che è una cosa fantastica. Io quando appena il mio ragazzo potrà la farò fare ed è molto buona e poi mi piace tantissimo. Guardate che bella che è. L'ho richiesta cartacea perché ho sbagliato una cosa, ho messo i soldi nella carta, non sul conto. Però veramente bella e tutta sbrilluccicosa, se riesco a coprire solo la parte qua. Okay. Devo solo attivarla oggi e tutta sbrilluccicosa. E dietro niente, il CCV, solite cose, i codici. Devo ed è Mastercard. Ha sempre la cosa del contactless, fino a 25 euro potete pagare con questa. Sopra, se non sbaglio, 5 euro e ogni persona appunto che invito mi regalano 25 euro. Me l'ha consigliata una ragazza che appunto è stata lei a darmi 5 euro in modo che così lei ne avesse 25 e poi però ne ha avuto 20. Ed è una cosa appunto che si può fare tranquillamente con tutti. Quindi se volete attivarla vi lascio sotto il mio codice, faccio la stessa cosa che aveva fatto la ragazza con me, nel senso che se voi l'attivate mi dite ovviamente col mio codice. Dite, se guarda, sarà io l'attivo, con tutte le altre carte, io vi do il mio codice, il link e tutto. Se c'è bisogno di fare una prima ricarica, ve la faccio io e poi vi arriva ovviamente il. Tanto vi arriva poi il coso. Ce la posso fare. Vi arriva tipo. Se non c'è il bonus già iniziato, tipo AIP, potete tranquillamente fare voi. Grazie, usate il mio codice. Se vi chiede che per attivarla c'è bisogno di fare tipo un versamento, queste cose qua, a parte per Monese che. Ormai l'offerta non c'è più, l'avete solo gratuitamente e basta. Le altre carte, basta che uno mi chiede tipo Monese o magari appunto questa qua Nexi. Adesso ce ne sono anche altre che purtroppo però se non hai i documenti a posto non le puoi ricevere. Basta che mi dite guarda, sarà come devo fare e io ve lo spiego. Boh.
Però è molto semplice, usate il codice, si attiva da sola, è la carta più semplice del mondo. Questa qua è un po' più particolare perché dovete appunto versarci almeno 5 euro sopra, che posso benissimo anche mandarveli io tramite un'altra carta, o se no la versate voi e poi ve li rimando, comunque anche se caricate 5 euro sopra. Poi se invitate anche vostra sorella o vostro fratello avete 25 euro, quindi anche se caricate 5 euro sopra, chi se ne frega. E questa è l'ultima carta che ho fatto, che devo aggiungere alle mie carte. Quindi in totale ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carte. Più 8 della Pay. Yup, io la chiamo Pay perché al contrario si legge Pay, però è uguale. E queste sono tutte le mie carte. Adesso sto cercando di fare. Sara, perché fai la collezione delle carte? Guardate quante ne ho. Metto l'ultima monese perché non si vedono i dati. Monese è veramente carina, mi piace, ve la consiglio. Mi dispiace tanto che non c'è più l'offerta, che se la fanno pagare a spedizione, ma c'è un malloppo di carte. Adesso dovrò mettere tutto a posto. Adesso gli chiederò poi anche di ridarmi la PostePay. Diciamo che come carte mi trovo meglio con la San Paolo, ovviamente. Avevo anche un'altra carta, se non sbaglio. Sì, sempre della San Paolo che l'ho chiusa. Avevo il conto corrente in posta. Poi è diventato a pagamento e l'ho tolto. Perché mi costava un tot al mese, non c'avevo voglia di pagarlo. Perché non è che avessi uno stipendio fisso, buono, direi chi se ne frega. Comunque gestisco i miei soldi, sono tanti e tutto, però no. Sinceramente mi rompe un po' le palle il fatto che comunque io non lavorando mi rompe. Dicevo qua tipo una bolla, perché non sono brufoli, sono bolle, perché mi è venuta un'allergia a una maschera. Sono pieni di puntini, molto bene, Sara. E niente, queste sono tutte le mie carte. Se volete informazioni sulle carte, scrivetemi nei commenti o in privato. E se volete attivarle, vi lascerò poi il link sotto se riesco. Di tutte le carte, ovviamente, San Paolo dovete attivarvela poi. Vi lascio tipo Monese, Nexi, anche Pay. Se volete attivarle, attivate col mio codice. E niente, penso che siano tutte le mie carte, sì. Sì. Io vi saluto, vi auguro a tutti una buona giornata. Io vado a fare la pipì. Perché mi scappa? Perché tenendo il braccio così. Ho freddo, tutto sto caldo. E vado a vedere cosa vuole il mio cane che sta pigolando. Un saluto a tutti, ditemi sotto se avete già qualche carta. Ci sarebbe anche il numero 26 e una che si chiama tipo Revolution. Ce ne sono anche altre in giro comunque di queste carte qua. Non siamo trafficanti, perché anche mia ragazza magari farà questa carta. Non siamo trafficanti o altre cose varie, ci piacciono le carte. E troviamo che sia molto molto carino tra magari, sai, tutti gli amici, magari altre persone che vivono lontano, di scambiarci i soldi. E poi sì, ok, lo facciamo perché ci danno il bonus dei soldi, a volte gratis, diciamocelo ovviamente. Non è rubare niente se fate una carta che vi danno 10 euro, chi è che non se la fa? Persone dementi, quelle persone che non hanno voglia di prendersi 10 euro gratis. Però poi comunque noi le utilizziamo molto, quindi non è che le facciamo, le buttiamo. Quindi io monese vi sto trovando benissimo per adesso. Mi piace per Hype perché non mi vuole far entrare nell'app. Risolverò poi il problema. Farò poi un altro video con tutte le mie carte, tipo quelle di Hokkaido, tutte quelle che ho di altro genere. Io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Io e il mio tatuaggio. Vi salutiamo.